Oggi parliamo di lui. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca. Ragazzi, finalmente oggi vi porto la recensione del mio nuovissimo iPhone XS Max da 64 GB in colorazione oro. Ragazzi, è passato un botto di tempo da quando vi ho portato l'unboxing, ma è solo perché appunto sono andato a testarlo, a provarlo, a vedere le sue peculiarità, i suoi difetti, eccetera, 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 e quindi oggi sono pronto a parlarvene. Inoltre siamo quasi vicini al Natale e sicuramente molti di voi decideranno di farselo regalare o di andarlo ad acquistare. Quindi chi di voi non vuole avere delle considerazioni molto a caldo dopo averlo testato per bene qui su YouTube? Vi raccomando, se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete a palla questo video per far acquistare un iPhone XS Max ai vostri amici. Scherzo ragazzi, noi ci vediamo però subito dopo la sigla. Ok ragazzi, direi di partire con i difetti e non con i pregi, perché altrimenti uno si monta un castello di sabbia che poi frana pian piano e tutto una catastrofe, quindi meglio costruire delle belle fondamenta e poi andare avanti. A parte gli scherzi ragazzi, questo iPhone X ha dei difetti. Il primo che vi butto subito lì è iOS. iOS per me è troppo limitante su un dispositivo così potente. È un dispositivo fighissimo, funziona benissimo, gira, che è una meraviglia, ma avere iOS ti limita fin troppo. Come potete vedere abbiamo il classico iOS che beh, ha tutti gli iPhone, quindi non sto qui a dirvi come è fatto iOS, ma semplicemente è questo ragazzi. iOS è troppo limitante per questo dispositivo. È un dispositivo fighissimo, super potente, con cui si riescono a fare veramente tantissime cose, ma iOS ci limita sotto alcuni aspetti e ci tocca passare a macOS o Windows, insomma. Quindi ragazzi, se dovete utilizzarlo per fare cose particolari, veramente avete bisogno di un computer per andare a fare alcuni passaggi. Secondo difetto, che però è legato più alla mia persona, perché io amo avere un display grande e tenermi il difetto, è la grandezza. Chi decide di acquistare un iPhone XS Max sicuramente sa già che è un padellone, quindi enorme, come potete vedere, quasi grande quanto la mia faccia. Quindi sapete già tutti i difetti di avere uno smartphone, tutti i problemi di avere uno smartphone così grande. Se avete delle tasche, dei jeans con delle tasche piccole, assolutamente non ci entra all'interno, quindi veramente è un dispositivo che bisogna sceglierlo con cura, altrimenti passate direttamente ad un iPhone XS normale, versione standard, perché portare in giro uno smartphone così grande adesso in inverno, che magari utilizziamo giacconi eccetera eccetera, assolutamente non c'è problema, ma se passiamo all'estate assolutamente ci potrebbero essere problemi nell'utilizzo giornaliero di questo dispositivo. Difetti, beh, penso che siano proprio finiti, perché per me questo è uno smartphone, ovvero lo smartphone per eccellenza. Passiamo ai pregi quindi. Primo pregio che si ricollega subito ai difetti è iOS. iOS che è un dispositivo tanto limitante quanto semplice da utilizzare. Tutte le operazioni si fanno in maniera super rapida, ovvero tutte le applicazioni, tutte le operazioni che si possono effettuare si fanno in maniera super rapida, super veloce, senza problemi, senza input lag, senza alcun minimo problema che voi possiate immaginare. Questo non lo possiede, quindi veramente un dispositivo che per quello che fa è geniale, funziona benissimo, non ha problemi. Io lo posseggo adesso da un bel po', l'ho utilizzato veramente tantissimo, non mi è mai crashato, mai nessun problema, e quindi un dispositivo fatto veramente benissimo. Devo dire che iOS nel corso degli anni si è migliorata e non poco. Secondo pregio che si ricollega sempre al secondo difetto è la grandezza del display.
tanto grande il dispositivo quanto enorme il display, quindi abbiamo un display da 6,1 pollici se non erro o qualcosa del genere, che ragazzi è gigante, no 6,9 probabilmente o 6,8, vabbè lasciamo perdere, è gigante, con questo riuscirete a fruire di contenuti incredibili, quindi magari io molto molto spesso sono nel treno per andare all'università, mi metto lì col mio dispositivo a guardare video, a lavorare, a fare veramente di tutto, e con un display così grande è veramente qualcosa di incredibile. Altro pregio di questo dispositivo è sicuramente la fotocamera. Fotocamera che già vi ho detto, ve ne avrei parlato in un video dedicato portandovi un confronto tra la fotocamera del mio iPhone XS Max e la mia Sony Alpha 5100. Non so se lo farò, vi raccomando, se ci tenete tanto scrivetemi qui sotto nei commenti facendomi capire se volete questo tipo di video oppure no. Comunque vi dico che questa fotocamera è veramente geniale, con la possibilità di regolare lo sfocato, con la possibilità di fare veramente tantissime cose. È una fotocamera geniale con una qualità incredibile, considerando che il sensore è più o meno così piccolo, fa delle foto e dei video veramente incredibili. Ragazzi, se acquistate questo iPhone imparerete a scattare, cioè non imparerete a scattare, farete delle bellissime foto, quindi chi lo utilizza per Instagram per fare tantissime fotografie è veramente un dispositivo azzeccatissimo. Anche l'XS ha la stessa fotocamera, quindi sono dispositivi alla quale è stato puntato molto sul fattore fotocamera. Quasi vendo la mia Sony e mi tengo questo per fare video, che dite? Passiamo avanti con un'altra peculiarità, ovvero l'impianto audio. L'impianto audio lo dico così perché è veramente un impianto incredibile. Ragazzi, io quasi mi dimentico di portarmi in giro il mio speaker Bluetooth, perché ha un audio veramente spettacolare, super potente, con dei bassi molto molto profondi e degli alti molto puliti, quindi veramente un audio incredibile con la quale possiamo ascoltare contenuti ad una qualità favolosa. Bene ragazzi, è inutile che sto qui a parlarvi di display, di ricezione, di eccetera eccetera eccetera, batteria, anzi no, batteria forse sì, è veramente una batteria spettacolare, dura tantissimo, come potete vedere al momento a me è al 26% e ho un tempo di utilizzo, adesso vediamo subito, di 3 ore e 56 minuti. Queste caratteristiche ve le ho fatte vedere già nella prima impressione di questo dispositivo, no scusatemi, 5 ore e 5 minuti, nella prima impressione di questo dispositivo già avevo avuto un risultato veramente ottimale, cosa che però è durata nel tempo, quindi la batteria non è andata a scendere, anche se lo sto utilizzando tantissimo tutti i giorni, lo carico mi sembra una volta e mezza al giorno più o meno, e devo dire che riesco ad utilizzarlo perfettamente facendoci veramente di tutto. Quasi butto il mio power bank perché dura un botto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi raccomando se così è stato lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e scrivetemi qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate dell'iPhone XS Max. Io non faccio altro però che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.